Celebriamo questa sera la solennità del nostro patrono, San Tommaso Apostolo. La gioia di questa ricorrenza è accresciuta dalla presenza di Monsignor Ovidio Poletto, vescovo emerito di Concordia Pordenone, originario di Caneva, che viene a visitare la nostra comunità per benedire i lavori di restauro della monumentale facciata di questa chiesa arcipretale. La chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini, è il cuore della comunità. Fra essa e la comunità civile c'è l'occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e del servizio di carità. In questa trama di relazioni si inserisce la facciata dell'arcipretale, ora restaurata, che stiamo per inaugurare con la benedizione del Signore. Thank you.
del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un grazie grande al Ciprete Don Alberto, che mi ha invitato a condividere con voi, fratelli e sorelle, la celebrazione del patrono San Tommaso. Iniziamo questa sera con questa messa vespertina. E venire anche a complimentarmi per i lavori che sono stati fatti nella facciata qui della nostra chiesa che amiamo. Grazie a voi che siete qui presenti. Penso che celebrare la festa del patrono significa celebrare la festa della comunità. Preghiamo perché anche questa occasione diventi un momento propizio per crescere in questo senso di appartenenza e di condivisione. Lodiamo il Signore tutti insieme e Lui nella sua misericordia perdoni i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, e per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Festa del patrono, festa della parrocchia. Una domanda, dobbiamo porcela. Che cosa significa essere oggi comunità cristiana? La prima lettura che abbiamo ascoltato ci dà la risposta attraverso due affermazioni. Noi, quando ci mettiamo insieme, siamo la famiglia di Dio e poi il popolo che Dio ha amato viene chiamato Tempio Santo di Dio. E il nostro essere Chiesa oggi lo dobbiamo ricomprendere, perché vuol dire che nessuno deve sentirsi straniero né ospite, diceva ancora l'Apostolo, ma tutti con diritto di cittadinanza. Tutti con dignità di figli dell'unico Padre, e il battesimo che ci ha dato questo titolo onorifico che non dobbiamo dimenticare, che ci fa stare insieme non è tanto una simpatia umana o qualche hobby, ma che ci fa stare insieme è Gesù Cristo, Lui, il nostro Salvatore, e all'avere alle spalle una lunga storia di fede in Lui, a partire dagli Apostoli e poi via via, lungo i secoli, anche nella nostra terra. E pensiamo, sì, la Chiesa del Castello e tutto quello che può significare un richiamo a questo sguardo storico. E così diventiamo concittadini dei Santi, arrivando, come impossibile non fissare gli occhi sulla facciata e vedere che sono lì. Ci danno il benvenuto Tommaso, Lucia, Floriano, i 4 evangelisti. Ecco, questi, noi siamo i concittadini dei Santi. E poi l'altra immagine di Tempio Santo del Signore. Noi abbiamo costruito nelle nostre comunità, chi ci ha preceduto, con orgoglio delle belle chiese. Sì, Tempio di Dio, certo, porta del cielo questo luogo.
però il tempio vero in cui Dio vuole abitare è ciascuno di noi e noi insieme. Il Dio che noi vogliamo accogliere e non rendere, per così dire, un Dio lontano. Oggi non è scontato vivere questa identità, questa carta d'identità della comunità cristiana, sentirsi famiglia di Dio, sentirsi questo Tempio Santo che tiene, ci tiene ad avere Dio, che è credente. Il Vangelo lo conosciamo, quella pagina che è stata letta. La scena ritratta nella pala dell'altare di San Tommaso, uno dei capolavori che questa nostra chiesa conserva e che impreziosisce questo luogo. E anche Tommaso è entrato in crisi di fede, tanto da lasciare il gruppo. Non c'era con i dodici il giorno in cui Gesù si è fatto vedere risorto la sera di Pasqua. Ma poi ritorna, ascolta che cosa gli dicono, lui dice sono chiacchiere di donne e dice io voglio toccare per credere, se non tocco io non credo. E ci conforta che anche i primi che pur avevano toccato Gesù Cristo e l'avevano ascoltato con le loro orecchie e l'avevano visto con i loro occhi, abbiano affaticato anche loro ad avere fede in Lui, a riconoscerlo per quel che veramente è. Hanno anche vacillato, e non poco. Perché? Perché il cammino della fede, dell'essere credenti, è come un lungo apprendistato che educa tutta la vita e che dura per tutta la vita. Non è una passeggiata facile. Ma abbiamo ascoltato anche che c'è la beatitudine, che non dobbiamo dimenticare, beati quelli che senza aver visto crederanno. La beatitudine di fidarsi e di affidarsi, di trovare cioè il significato e il senso ultimo della vita e di avere in se stessi l'energia per superare le sfide, le prove e anche i pesi della vita stessa. Questa è la fede, la beatitudine della fede. Ti attrezza perché tu non venga meno lungo il cammino della vita, perché tu possa lasciare un'eredità preziosa a chi viene dopo di te. Avere questa fede, quindi, è una grazia. E vorrei quindi con voi in questa messa fare la preghiera, oltre che rivolgervi l'augurio che come comunità cristiana di Caneva, adesso sempre più in compagnia con le comunità sorelle dell'unità pastorale, il cammino di fede venga continuato, percorso. Non ci guardiamo tanto attorno, sappiamo che ci sono sfide nuove, però è la fede che ci rassicura. Dio c'è, Cristo il risorto è con noi, l'ha promesso fino alla fine dei secoli. Mi viene spontanea anche qui una preghiera. E la preghiera rivolta a Tommaso è che ci ottenga singolarmente di restare saldi nella fede, forse anche di salvare in mezzo a noi la fede, di essere alla fine annoverati tra coloro che sono vincenti. Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede, dice l'Evangelista Giovanni. Perché è in atto, è inutile nascondercelo, una progressiva desertificazione spirituale, frutto di un progetto di società che si costruisce senza Dio e che ha già intaccato le radici cristiane. Che cosa si può fare? Permettete che vi legga una pagina che, dietro alla sottile ironia, ha ancora un messaggio quanto mai attuale. Lo tratta dal romanzo Don Camillo e Peppone, scritto da Guareschi. Il dialogo tra Don Camillo e il crocifisso. Don Camillo spalancò le braccia rivolte al crocifisso. Signore, cos'è questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione? Don Camillo, perché tanto pessimismo? Risponde il Cristo. Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli uomini sarebbe dunque fallita perché la malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio? No, Signore,
riprende Don Camillo. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano. Amore, bontà, pietà, onestà, pudore, fedeltà, speranza e fede. Cose senza le quali non si può vivere. Questa è l'autodistruzione di cui parlavo. L'uomo, mi pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale, l'unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si troverà come il bruto nelle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell'uomo sarà quello del bruto delle caverne. Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi? Il Cristo sorrise. Ecco, e il Cristo sorrise di fronte a questa relazione con tinte scure del suo prete. Il Cristo sorrise e disse: ciò che fa il contadino dovete fare quando il fiume travolge gli argini e invade i campi. Bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l'asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra, resa ancora più fertile del limo del fiume, e il seme fruttificherà e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini il pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme, la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede a mantenerla intatta. Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più, ogni giorno nuove anime inaridiscono. Ogni giorno di più uomini di molte parole e di nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la fede degli altri, uomini di ogni razza, di ogni estrazione, di ogni cultura. Così chiude il dialogo, questo brano. Bisogna salvare il seme. E questo è il compito della comunità cristiana oggi. Salvare il seme della fede. Educare alla fede, riemergere dentro di noi ancora, lasciando riemergere dentro di noi grandi interrogativi che hanno sostenuto con la risposta della fede il cammino di tanti che ci hanno fatto del bene, che ci hanno lasciato in eredità, quanto oggi noi possiamo, ringraziando, usufruire. Anche perché la fede con la sua luce si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace. La fede è in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comunitaria. La fede non serve solo per l'aldilà, ci aiuta ad edificare la nostra società in modo che camminiamo verso un futuro di speranza, ed è quello che ci auguriamo. Ecco la mia preghiera, ve l'ho confessata con un augurio rinnovato a tutti voi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, il Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo perché anche i nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di San Tommaso Apostolo e dei primi testimoni di Gesù Cristo risorto. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, edificata sulla testimonianza degli Apostoli, offra al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocefisso e risorto, preghiamo. O Signore. Per i Vescovi, successori degli Apostoli, ricolmati dello spirito di amore e di sapienza, esercitano con sollecitudine il ministero apostolico, fecondo di grazia, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Vescovo Ovidio, che presiede questa celebrazione, grati al Signore per il dono a questa comunità canevese di un successore degli Apostoli tra i suoi figli, chiediamo a Dio, Padre misericordioso, di sostenerlo con la sua grazia nella testimonianza di fede, di carità pastorale e nella salute di corpo e di spirito. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, utilizzando con responsabilità le risorse disponibili, le condividano, contrastando ogni spreco egoistico, preghiamo. Ascoltaci. Perché Dio, Creatore e Padre, dal quale tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita, doni alla terra assetata il refrigerio della pioggia, in modo che l'umanità, sicura del suo pane, possa ricercare con fiducia i beni dello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità canevese, radunata nel ricordo dell'Apostolo Tommaso, celeste patrono, spezzando il pane in letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attragga nuovi fratelli nella Chiesa, preghiamo. Ascoltaci. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza dell'Apostolo Tommaso, concedi anche a noi di diffondere il Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il pane, il vino e l'acqua portati all'altare richiamano come il Signore si offre tutto a noi. L'amore ricambiato sia il segno della bontà del Signore che si dona a noi e ama vedere il contraccambio nel nostro amore verso i fratelli. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo,
Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Ovidio che presiede questa celebrazione, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Tommaso nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo in debito, e non abbandonarci a tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo datevi un segno di pace. Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. L'Eucaristia testimonia la gioia che si prova donando la vita per coloro che ci amano. Chiediamo al risorto il dono dello Spirito, che è sorgente della forza e dell'audacia dell'amore. Se ci amiamo vicendevolmente, diventiamo, come gli Apostoli, testimoni credibili del Regno che viene. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente il corpo e il sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Eccellenza Reverendissima, nostro Don Ovidio, mi ha appena detto di riservarle poche parole, allora gliele riservo, guardi, le vogliamo bene, tanto bene, perché è sempre partecipe alla vita di questa sua comunità cristiana, dove lei è nato, dove ha ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, dove ha avuto anche la formazione cristiana, soprattutto nella fede dei genitori, ma anche in una fede vissuta, almeno un tempo, da questa nostra comunità. La sua presenza ci onora, onora non solamente questa comunità cristiana, ma nel suo ministero, nel suo ufficio di vescovo, onora anche le diocesi di Vittorio Veneto, onora la diocesi di Concordia Pordenone, la nostra diocesi sorella di cui lei è stato vescovo. Grazie per la sua presenza. Per noi è un regalo molto grande, perché ha sfidato queste temperature che sono veramente strane, ma alle quali ormai dicono che dovremo anche abituarci, perché ha sfidato anche il peso degli onori oggi. Oggi le facciamo noi un regalo. Quello che sta indossando è la pianeta della sua prima messa qui. 64 anni fa. 13 luglio la prima messa solenne, 13 luglio anche la data del mio compleanno, quindi la ricorderò. Ecco. Avete capito? Quante robe, il 13 luglio, mi raccomando. Però ci tengo a dirle, Eccellenza, che è anche un piccolo regalo delle suore di San Giuseppe di Padova, che hanno restaurato con amore questa pianeta. 480 ore di lavoro. 480 ore di lavoro. E quasi un chilo di argento. Quindi le diciamo grazie per aver sopportato anche il peso degli onori. Però ci tenevamo, come comunità cristiana, a salvare questo pezzo di arte, di storia, perché è proprio un capolavoro. Ringrazio tutti i presenti, in modo particolare il signor Sindaco che ci onora della presenza, il maresciallo dei Carabinieri e tutti voi che avete sfidato il caldo e che siete qui, per questo che è un avvenimento importante per noi. E speriamo che il restauro anche della nostra chiesa, che inizia con questa facciata, con questa nostra unicum, un'unica facciata monumentale in queste due diocesi, possa proseguire anche con il restauro della Chiesa. E a questo restauro della Chiesa possa anche corrispondere un rinnovato senso di fede, un rinnovato senso di appartenenza di questa nostra comunità cristiana, perché come lei diceva nella omelia, non è così scontato ai giorni nostri. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, perché per fare queste cose, Eccellenza, ci vuole tanto lavoro. Penso a quelli che stanno allestendo anche il brindisi, penso ai cantori, adesso mi perdonerete se ho già dimenticato il nome, i solisti dell'ensemble Guyou Consort, che era un grande organista francese, questo sì me lo ricordo, che hanno animato con questi brani del Perosi che hanno riecheggiato in questa chiesa per lunghi anni, anche la messa Te Deum Laudamus, anche lo Salutaris Ostia. Grazie a tutti quanti, anche ai chierichetti, perché vede sono un po' insofferenti con queste vesti, però oggi sono qui per far festa con noi e hanno allietato anche con il loro servizio questa nostra festa. Ed ora chiedo di fare un applauso anche alla ditta, aspetta un attimo, ecco. Alla ditta qui non c'è l'ingegner Bottura che la rappresenta, la Ducale Restauro, perché aveva altri impegni, insieme anche alla direttrice dei lavori, l'architetto Gloria Manera. Gloria Manera è impegnata anche nell'inaugurazione di altri edifici sacri nel Bellunese. Però avremo modo anche come comunità cristiana di ascoltare come sono andati da loro, come sono andati questi restauri di una facciata, ripeto, che è un unicum. Sono però qui presenti, almeno tre vedo, dei restauratori, sono qui presenti insieme alla nostra Michela Rupolo, perché la delicatezza anche della Ducale Restauro è quello di aver
interpellato delle maestranze locali, che hanno lavorato molto bene, non solamente dal punto di vista lapideo, ma anche dal punto di vista di tutte quelle cose che servono a consolidare, a rendere sicura la facciata di questa chiesa. Quindi grazie, grazie di cuore a voi, grazie alla Ducale. Non faranno interventi particolari, però la ditta ha voluto regalarci una brochure che trovate alle porte della chiesa e che comunque vi è già stata distribuita, in cui in maniera molto sommaria vengono descritti i vari punti di lavoro. Grazie di cuore e un applauso ben meritato. Si dice in filosofia e in teologia che una delle caratteristiche di Dio è la bellezza, è la somma bellezza. La somma bellezza è sempre gratuita. Devo dire anche una cosa però. Stavamo pensando in questi giorni se fare, se non fare, alla fine abbiamo deciso di non farlo subito. È talmente bella la nostra facciata, eccellenza, risplende di luce nuova, che qualcuno ha pensato bene già di danneggiarla. E questo dico, lo dico, non lo dico alla comunità, io lo dico alla comunità. Se voi uscite, vedete la povera mano di San Floriano, è stata completamente deturpata. E chi lo ha fatto ha voluto anche tenere un ricordo, si è tenuto un dito del santo. Chissà che porti fortuna il dito del santo. A noi resta un po' di, ecco, un piccolo neo, una piccola macchia nella festa di oggi, sapere che c'è chi fa anche queste cose per mero divertimento. Perché una bellezza così gratuita non può suscitare se non ammirazione, non vandalismo. Ecco, allora spero che questa persona possa godere anche di quello che ha fatto, però è bene anche che noi prendiamo atto che anche nelle nostre comunità succedono queste cose. E spero che i canevesi siano orgogliosi del lavoro fatto, che siano orgogliosi di questa chiesa e siano ancora più orgogliosi della loro comunità cristiana che cammina nella storia e nel tempo. Ed ora vi chiedo una piccola cortesia. Vorremmo che il nostro Vescovo Ovidio benedica anche questi lavori e lo facciamo alle porte della Chiesa. Quindi in silenzio, in profondo rispetto anche di questa casa di Dio, usciamo sul piazzale della Chiesa, dove il Vescovo poi ci raggiungerà e insieme faremo una preghiera per chiedere al Signore la benedizione di questa comunità cristiana e della sua casa. Grazie. Un'ultima cosa, grazie anche alla Tenda TV che oggi è presente, che ci permette anche di diffondere questo evento alle persone che non potevano essere presenti qui oggi, penso ai nostri anziani, alla gente ammalata, a quanti avrebbero voluto partecipare e non è possibile. Grazie per la vostra disponibilità e per la vostra generosità. Thank you.
Preghiamo. Signore, sei Tu, Padre Santo, che hai mandato il Tuo Figlio nel mondo per raccogliere in unità, mediante l'effusione del Tuo sangue, del Suo sangue, gli uomini lacerati e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile, perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona ai Tuoi fedeli che varcano questa soglia, incastonata in una maestosa facciata, di essere accolti alla Tua presenza, o Padre, per il Cristo Tuo Figlio, in un solo spirito. Fa, o Signore, che quanti animati da fede filiale si raduneranno in questa Chiesa siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, e crescano in numero e merito per edificare la celeste Gerusalemme per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Tommaso, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio, che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità. Amen. L'intercessione dei Santi Apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Preghiamo, grazie a Dio. Adesso un piccolo ricordo. Ero qui, non ero ancora prete, per l'inaugurazione della conclusione della facciata quella volta. Sono negli anni, credo nel 55-56, ecco, quando sono stati fatti i lavori della parte superiore. Non pensavo di ritornare ancora, ma comunque sono contento di essere qui. E vi dico ancora un grazie grande, con i miei auguri a tutta la comunità cristiana, la comunità civile, già che vedo, credo per la prima volta il sindaco io, sì, è colpa mia, non colpa sua. Vabbè, comunque, auguri tanti e buona festa.
Thank you.